mai funzionato, quindi era necessario creare un organo più snello dove pure fossero rappresentati le istanze dei produttori e dei commercianti. L'altro era quella relativa all'articolo 5, che nella versione precedente prevedeva una grossa limitazione circa le caratteristiche del direttore, quello di essere in possesso di un diploma di laurea, mentre anche grazie alla Regione siamo riusciti a fare uno scambio che riteniamo molto favorevole per le nostre amministrazioni tra l'ex direttore del mercato e l'attuale direttore del mercato che non era in possesso del diploma di laurea. Quindi le modifiche sostanzialmente sono state queste. Non credo che fossero tali da dover coinvolgere chissà chi e neppure tali da far esprimere a Federico Clò che evidentemente dopo 2 anni il sindaco e la giunta non hanno ancora capito come funzionano le istituzioni. Mi sembra veramente abnorme questa dichiarazione. Però siccome il PD di Vignola invece di costruire è abituato a polemizzare, perché avete cominciato recentemente con questioni sulla fusione, con le famose differenze di opinione tra me e il vice sindaco, come se il PD fosse tutto compatto sul tema della fusione, quando invece ci sono delle grandi divisioni, avete continuato con la questione dei servizi pubblici locali, accusandoci di fantasie sulla gestione ERA, quando qualcuno di voi avrà letto stamattina la Gazzetta di Modena, dove già come preannunciato peraltro ieri sera Niccolò Pesci era presente, si parla di questo scandalo della società controllata da ERA proprio in materia di rifiuti, con l'indagine della Forestale in corso. Avete continuato questa sera con il regolamento del mercato, veramente, cioè, mi sembrano delle posizioni non costruttive ma esclusivamente polemiche che non portano a nessun risultato. Bene, se non ci sono altri interventi. Dice sì. Ah, c'era anche. Il vice sindaco. Sì, diciamo che l'affermazione che dopo 2 anni non conosciamo come funzionano le istituzioni mi sembra abbastanza grave, ecco. Quindi se l'ha fatta il giornalista sarebbe giusto rettificarla, se non l'ha fatta il giornalista ovviamente è abbastanza pesante, in quanto ovviamente la legalità dell'ente non è garantita dal sindaco e dalla giunta, ma è garantita dagli organi preposti, il segretario comunale in primis e poi a scendere. Quindi in qualche modo se avessimo fatto un atto contrario alle istituzioni, visto che non conosciamo le istituzioni, credo che avremmo avuto un apparato tecnico che anzi ci avrebbe ben consigliato di quello che è l'iter doveroso e corretto. Quindi va da sé che il mercato ortofrutticolo nuovo, la gestione, le relazioni sono state cedute alla Vignola Patrimonio. Questa non è stata una scelta di questa amministrazione, che c'era un regolamento obsoleto mai modificato né dalla giunta Dani prima né dalla giunta Denti dopo, credo che fosse risaputo. C'era la volontà da parte dell'amministrazione, come prevedeva nel proprio programma, di un rilancio del mercato ortofrutticolo, perché l'alternativa nel mercato ortofrutticolo è, come è successo ad altri mercati ortofrutticoli di proprietà comunale, è la chiusura. Quindi se vogliamo una chiusura, allora era giusto mantenere un regolamento che non ha funzionato, con ancora presente un sistema, un'asta mai applicato, quasi mai applicato, un comitato che non è mai stato costituito. Quindi la scelta sull'opportunità di venire in consiglio a riferire, questa è una critica effettivamente che ci può stare e che si poteva fare. Certo è che sulla riforma che il Partito Democratico difende
delle province ha portato degli strascichi che ci hanno comportato anche delle scelte e delle scelte che abbiamo dovuto prendere abbastanza in fretta, senza avere il tempo di poter, che la funzione agricoltura, quindi l'ex direttore Stefano Zocca, l'allora dipendente Walter Monari, ora dipendente del comune di Vignola, nonché direttore del mercato e del consorzio, sono entrati tutti in una riforma che pasticciata, che ha visto per Vignola perdere Vignola e per tutta l'Unione Terre Castelli la funzione della gestione dell'agricoltura, diretta dell'agricoltura, soprattutto per l'ex comunità montana, ha portato a correre ai ripari, cercare di trovare la miglior soluzione a una situazione contingente. Quindi c'è da mettere in conto anche questo. E non è stata una soluzione che è, secondo noi, soddisfacente. Purtroppo come territorio però abbiamo perso, parlo soprattutto della parte montana che aveva la gestione diretta, è una tradizione, aveva un ufficio su Vignola provinciale, ora non ce l'ha più. Vogliamo parlarne anche di questa cosa, perché se stiamo a badare al regolamentino che non abbiamo fatto magari il passaggio in commissione, non l'abbiamo mandato prima, effettivamente la stessa critica me l'hanno fatta i consiglieri di maggioranza. Perché? Perché la Giunta si è trovata d'urgenza e contingenza a dover modificare, cercare di mettere insieme vari passaggi anche di scambi di personale, cercare di mantenere in piedi un ufficio agricoltura a tutti i costi, cercare di far corpo all'interno dell'Unione delle Terre e Castelli proprio per non perdere una funzione fondamentale per il nostro territorio, perché siamo stati degradati, ora siamo sotto pavullo, ma soprattutto le risorse rimangono in regione. Prima c'erano i cosiddetti PSR, piani di sviluppo rurale, che ora rimangono in regione e non vengono più sul territorio, o arrivano indirettamente sul territorio. Speriamo che continueranno ad arrivare, ma ovviamente più il controllo delle risorse si allontana dal territorio, più è difficile. Quindi ho allargato un po' il discorso per cercare di farvi capire, senza volere appunto polemizzare o altro, sicuramente ho polemizzato sulle province, questo non ve lo nego, però ci ha portato alcune scelte giuste e sbagliate, c'è chi le ritiene giuste, c'è chi come me le ritiene sbagliate, hanno obbligato questa giunta a dover fare delle scelte. Alla fine, tutto sommato, siamo convinti che con il nuovo direttore del mercato, un comitato ristretto, e con la stagione ovviamente ortofrutticola alle porte, perché questa era un'altra scadenza naturale che non potevamo ritardare, perché c'è anche questo problema, le ciliegie hanno iniziato adesso, non potevamo dire aspettate un attimo e partiamo, perché dobbiamo fare tutti i passaggi consigliari o partecipativi, ecco. Questo è un altro problema contingente, urgente da mettere in conto, che non sappiamo come funzionano le istituzioni. Quando ce ne accorgeremo lo restituiremo al mittente, ecco. Prego l'assessore Rubiani. No, per dire, il mio ragionamento, segue un po' il ragionamento che faceva Simone. Secondo me noi oggi, al di là del regolamento che discutiamo questa sera, che è un atto, credo, le modifiche sostanzialmente di poca sostanza, l'obiettivo principale credo sia quello del rilancio del mercato e soprattutto delle attività di commercializzazione della frutta. Noi eravamo partiti da un regolamento che prevedeva la vendita ed è stato un lavoro molto impegnativo da parte delle amministrazioni precedenti di 25 anni fa più o meno, c'eravamo io e Gasparini in quel periodo, per proporre una formula nuova di rilancio della commercializzazione della frutta, per dare la possibilità agli agricoltori di valorizzare in termini economici i propri prodotti. Avevamo puntato sul sistema d'asta, il sistema d'asta purtroppo sono alcuni anni che non viene più utilizzato, si è tornati al sistema di trattativa alla voce e soprattutto si è tornato a uno schema di commercializzazione che vede un ambito di diffusione del prodotto
del prodotto di eccellenza come il nostro in un territorio relativamente modesto, no? Nel senso che io sono andato in mercato anche oggi, ci vado abbastanza spesso, un po' perché sono figlio di un commerciante da frutta, un po' perché ho la passione del commercio e della frutta. Oggi il mercato era in difficoltà perché a Milano è piovuto e quindi il mercato di Milano faceva fatica ad assorbire la merce, e domani, cioè giovedì, è festa, e quindi noi ci troviamo su un mercato di prodotti all'ingrosso dei prodotti alla produzione che non ha sostanzialmente sbocchi commerciali. Credo che in questa direzione noi dobbiamo lavorare, no? Al di là del fatto che credo sia giusto che anche che l'opposizione evidenzia anche, diciamo, magari le cose che noi facciamo e quelle che ritiene anche non positive, però credo che tutti insieme dovremmo lavorare insieme e dovremmo lavorare per costruire qualcosa di nuovo. Adesso noi ci stiamo provando col progetto di commercializzazione elettronica dei prodotti. Stiamo lavorando insieme a Monari, anche se appena arrivato, per cercare di ricostruire all'interno del mercato un'aggregazione di tutti i commercianti che sono un po' sparsi sul nostro territorio, in modo di creare la centralità commerciale del mercato. Probabilmente avremo bisogno di trovarci, di confrontarci con un po' più di calma e con qualche progetto in mano. Ma insomma credo che l'immagine di Vignola passi per la valorizzazione del prodotto, soprattutto delle ciliegie, ma del prodotto ortofrutticolo. Vi invito anche ad andare a fare un giro in mercato quando avete tempo, anche per cogliere l'eccellenza o la differenza della qualità e della differenza dell'eccellenza che c'è sul prodotto che viene venduto, confezionato IGP all'interno del mercato e controllato ovviamente in termini di qualità, è il prodotto che ho trovato un po' in giro, no? Che magari più o meno viene identificato come la ciliegia di Vignola, ma in realtà spesso non ha queste caratteristiche, non ha questo livello di qualità. Ecco, io vi invito tutti, sia la maggioranza che l'opposizione, su questo argomento a cercare di fare squadra, perché qui ci giochiamo realmente. Io non vorrei fare la fine che ha fatto il mercato di Modena, che in realtà è stato chiuso, non vorrei fare la fine che hanno fatto altri mercati alla produzione di prodotti ortofrutticoli, e vorrei cercare di costruire, sono molto preoccupato rispetto il futuro del nostro mercato, perché le società di gestione che oggi sono presenti sono società di gestione composte da imprenditori di una certa età, con un'impostazione mentale ovviamente un po' datata, e quindi noi abbiamo bisogno tutti insieme di lavorarci per costruire, per fare un salto di qualità da un punto di vista della proposta di commercializzazione del prodotto, perché abbiamo il problema anche della produzione all'interno degli agricoltori, ma il problema più grosso è valorizzare il prodotto. Poi quest'anno il prodotto costa dei soldi perché ce n'è poco, si va da 5, 8, 10 euro, l'altro giorno una partita d'eccellenza è riuscita a spuntare anche un prezzo di 15 euro, ma insomma diciamo che il valore è elevato deriva dal fatto che la produzione è scarsa, ed è scarsa un po' in tutta Italia. Però questo non ci aiuta, nel senso che noi avremo bisogno di una buona produzione e di un prezzo sostenibile, magari non i 15 euro perché sono esagerati, ma magari i 4, 5, 6 euro che servirebbero realmente ai produttori. E quindi, ripeto, rivolgo il mio invito con molta serenità, molta convinzione alla maggioranza e all'opposizione per cercare di costruire insieme qualcosa che possa soprattutto servire al nostro territorio e ai prodotti d'eccellenza che noi abbiamo. Prego Nicolò Pesci. Grazie. Vedo che il discorso si è allargato dal regolamento specifico che discussione stasera, diciamo, a tutta la situazione del mercato ortofrutticolo e del settore agroalimentare di Vignola. Forse si è un po' espansa.
Questo mi fa pensare che in realtà, come dire, è anche accoglibile la richiesta che ha appena formulato l'assessore Rubiani di poter pensare e lavorare insieme su questo tema, però a questo punto mi viene da dire magari facciamo meno consigli aperti sulla vignola patrimonio, facciamo più commissioni mirate per discutere di queste situazioni e di questi, come dire, problemi concreti, se proprio vogliamo lavorare su temi, come dire, sul territorio, su questioni che possano interessare tutti. Altrimenti molto spesso si risolve in gran chiacchiere, in gran presentazioni di slide ai cittadini, ma poi non andiamo a stringere realmente quelle che sono le questioni che abbiamo appreso quando è arrivata la convocazione dell'ordine del giorno, a essere appunto la questione di un regolamento del mercato ortofrutticolo abbastanza datato, che andava modificato magari anche solo limitatamente, ma su cui i consiglieri a cui si chiede di lavorare insieme alla maggioranza per portare miglioramenti non vengono coinvolti. Semplicemente. Allora qui c'è qualcosa che tocca, perché il sindaco può chiedere alla minoranza di essere propositiva, di essere coinvolta, di essere presente, ma poi se dopo la metodologia è applicata e questa si fa un po' fatica. E in effetti il punto che solleva il Partito Democratico questa sera è esattamente questo.